Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con la nostra nuova puntata. Ragazzi, vedete talmente tanti dino dollari e talmente tanti punti fedeltà perché questa mattina dall'evento VIP, quello lì che abbiamo fatto l'altra volta che era PvP, sono riuscito ad arrivare tra i primi in classifica, se non erro 80esimo nella top 1% e mi hanno dato la bustina che dava 1900 punti fedeltà e dava, quindi raddoppiato, 3008, quindi ho già fatto una vagonata di punti fedeltà. In più mi ha dato un po' di dino dollari, in più mi ha dato un po' di DNA e la cosa bella è che mi ha dato la carta che stavo cercando di prendere dal torneo e me l'ha data come se fosse in pratica potenziata e guardate che cosa abbiamo qui, pronta al rilascio. Va e nasce l'ortocone gigante. Ragazzi, questo è un raro esagerato e mi ha dato anche il distintivo. Ortocone gigante. Guardate quanto è bello. È a livello 1 e così vediamo potenziato fino a livello 10, giustamente. Livello 10, 1296, 405. Ragazzi, è enorme. E alla fine è della stessa famiglia dell'Ortocantus, quindi siamo alla grande. Per prendere un altro quanto mi costa? Non si può neanche prendere, porca miseria. Ok, è ottimo, ottimo, ottimo. Poi vado a fare ottieni. Giustamente, vai qua, i 10, ho messo pure i 20 questi qui, ce l'abbiamo fatta. Ok, DNA, tanto DNA per Morduchino, tanto altro DNA per Morduchino. Ma è uscito quello da 500. Che culo. Vai, anche 20 di questi ci avevamo. 55 DNA. 8 per DNA, mamma mia. Per 3 Arctodus che non ci interessavano per niente. Va bene, ci accontentiamo. Allora, andiamo a prenderci il pacchetto gratuito del giorno. Ok. Gratis. E noi non shoppiamo più da tantissimo tempo su Jurassic World Game. 30 punti fedeltà. Andiamo a 6006. Guarda che oggi ne esce pure l'oro puro. Allora, si prosegue. Vai con gli eventi. Questi l'avevo fatti e non l'ho messi neanche a prendere. Bravo Mordochino. Completa le missioni giornaliere 24 ore. Anche la bustina 24 ore per noi. DNA. Sì, DNA. Dino dollari, la giostra, uovo. Ok, 260. Perfetto. Altri punti fedeltà dei cattiveria. Ok, se non erro, intanto ci andiamo a prendere anche il distintivo. Distintivo che va quasi a potenziare. Mamma mia, ce l'abbiamo tutti e tre della famiglia. Ok, si prosegue. Se non erro, qua si erano costruiti tutti, l'avevo messi a fare. Ok, sono tutti da recuperare. Abbiamo fatto anche la missione. Oggi è giornata buona, si continua. Ok, questo era un consiglio che mi avevate dato voi, ragazzi. Ok, vai. Deve pure esserci un modo di scoprire quale dei triceratopi di Jurassic World ha tentato di travolgermi. Per poco non mi restavo secco. Io e Gray stiamo consultando un elenco di tutti gli erbivori. I nomi sono scritti qui, su mappe e cartelloni. Alcuni di loro hanno anche delle buffe statue. Puoi aiutarmi a trovare il triceratopo che ho incontrato poco fa? Fai in modo che due risorse triceratopo salgano di livello. Ok, ce l'ho un triceratopo uno? Sì, ce n'ho uno solo, però. Quindi due risorse triceratopo vuol dire devo fare un altro triceratopo. Mi piace questa cosa. Ok. Quindi dino dollari che vanno a quel paese. Intanto qua continuano a farsi. Ok, raccogliamo. Vai così. Triceratopo, sali di livello anche triceratopo. Perfetto, una parte di quella missione è stata fatta. Oggi andiamo cattivi ragazzi, molto veloci. Non voglio fare più di 20 minuti di puntata perché ho tante altre belle cosine da fare oggi che è domenica e voglio andare di cattiveria. Allora, vediamo un po'. Missioni. Posta tre sculture di triceratopo attorno a un ponte di legno. Sculture di triceratopo, io mi sa che ce n'ho una sola. Attorno a un ponte di legno, dice. Il ponte di legno mo qual è? Ok. Perfetto. Codice 19 non ci interessa. Ok.
ci ha pensato Owen, come piace a noi, bravo Owen. Allora, quelle di Triceratopo intorno a un ponte di legno. Io il ponte di legno non l'ho mai acquistato, quindi penso che lo dobbiamo acquistare adesso. Ponte di legno, ce n'ho uno da parte per caso, per sbaglio? Non mi sembra. Ponte di legno? Ok, eccolo qua. Andiamola a costruire. Perfetto. Bam, fine missione. E andiamo avanti anche con la missione. Così, che piace. Sei Barry e Owen si cacciano nei guai con i raptor. In quanto tempo riuscirete a intervenire? Seguire Barry e Owen attirerà l'attenzione di tutti i dinosauri selvatici nei paraggi. Troppi guai da affrontare in una sola volta. Episodio 29, ritorno nei boschi. Ok. Pensi che Blue e gli altri raptor risponderanno ancora ai tuoi segnali manuali, Owen? Certo che sì, li ho addestrati io. I tuoi raptor potrebbero iniziare a mostrare un comportamento imprevedibile come quello degli esemplari selvatici, e sarebbe un bel problema. Ho una teoria riguardo Barry, ma ora non è il momento. Ok, possiedi 25 anfibi, ne abbiamo solo 12. Ok, 2005 dagli anfibi. Ok, questa è la più fattibile, forse. Anche se già ho raccolto oggi, quindi non ce le abbiamo. Quindi ci fermiamo qua con la storia. Perfetto. Stiamo andando benissimo. Siamo a livello 66. Qui l'espansione l'avevo già messa, quindi non possiamo fare altre espansioni a nessun costo. Questa 675 dino dollari, aspettiamo che ci arriva il prossimo level up per farla. Ok, un po' di soldi fanno sempre comodo. Allora, andiamo a fare la battaglia, vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo l'evento VIP. Giustamente Morduchino vuole fare gli eventi e gli crasha. Ti pare? Oh, che bello, possiamo usare l'ortogone gigante oggi. Che bellezza. E forse è proprio il primo che andiamo ad utilizzare. Uso l'ortogone. Voglio vedere l'ortogone in azione. Ok, Stixosauro, ci si va col conchigliozza. E Protostega è un'altra conchigliozza, sempre l'ortogone, ma a sto punto vado un po' più basso perché se no utilizziamo tutta roba gigantesca. Ammonite. Dai, è così. Andiamo a vedere il nostro ortogone gigante all'azione. Ok, ortogone gigante 608, non riesce ad uccidere per un pelo. Peccato ortogone, però sei bello. È una enorme conchigliozza e mi immagino potenziato che sei. Ok. Non attacca il nostro avversario, quindi io potrei fare un 1-2 con il nostro ortogone gigante. Perfetto. Il nostro avversario ha parato, quindi c'ha 2, potrebbe attaccare. Attacca a 2, bravo. Ti piaci? E tocca al nostro Enodo. Vai Enodo, fai due botte, un outshot, ciaone. Ok, 2 da parte. Perfetto. Dai che tra un po' tocca all'ortogone. Pliosauro contro. E ci muore l'Enodo. No, non ci muore. Ok, ci hai fatto un po' di danni, lo devo ammettere. È attaccato tutto, quindi tocca all'ortogone gigante. Vai, ortogone gigante. Fagli sentire chi lo manda. Bam. Ortogone gigante attacca girando su se stesso. In pratica gli tira le come si dice? Non mi viene il nome. Ok, 4 attacchi sull'ortogone gigante che non muore. Vai ortogone, tiragli un 7 sulla faccia. Bam, animazione grossa perché sono 7 attacchi. La tartaruga cappottata. Bravo ortogone che balla per noi. Quanto è bello l'ortogone. Interessante, interessante. Un bellissimo dinosauro. Ci piace. Quindi abbiamo un dinosauro enorme. Grazie a quella maledetta bustina VIP. Più una vagonata dei punti fedeltà, perché me l'ha dati 1.008, raga. 1.008 che raddoppiati sono diventati... No, 1.009 che sono diventati 3.008, mi sembra. Ho detto male. OS, 1, 2... No, sono giusti. Accesso VIP, de cattiveria, si continua. Allora, io direi di andare a secco, non ci frega niente. Tanto i dino dollari non ci mancano oggi, perché grazie a quelli lì presi dalla bustina, GG. Tilosauro, subito, subito. Oppure potrei andare di roba più grande. Tirosauro. Contro il Cronosauro ci possiamo andare di Ortocantus gigantesco potenziato. Bam, smadafacca. E con questo qui ci si vuole la conchigliozza. Quindi dobbiamo riprenderci l'Enodo. Oppure posso andare di Leptostega e basta. Vai, andiamo di Leptostega. Mamma mia, questo stage ce lo facciamo pesantissimo. Non ci interessa niente, perché magari c'è dei punti fedeltà e facciamo oro puro. Oppure mi ritengo da parte e mi prendo la bustina 20.000. Potrebbe essere una grossa idea. Fatto male a metterti lo sauro però.
Ora che ci penso, perché c'ha poca vita. Se... ok, non ha passato, non ha attaccato, non ha fatto niente. Questa cosa è un tantino pericolosa. E vorrei fare un 2-1. Forse ho fatto bene a fare un 2-1. Anzi, forse un 1-2 era meglio. Cambio Dino. Potrebbe provare ad attaccare uno. Non attacca. Ok. Ha uno in difesa, io ho 4. Andiamo a shottarlo male. Adios. Ok. Sta andando pesantissimo, ragazzi. A costo di sprecare un po' di dino dollari, non mi interessa niente. L'evento lo vogliamo fare veloce. Perché oggi facciamo una puntata da 15-20 minuti. Quindi, bam. Prima la facciamo secca e prima va bene. Ok, vorrei andare molto peso. Ma tiragli tutto. Bam. Fatto bene a tirargli tutto. Ok, giustamente il mio Leptostega è poverino e poverello. Con due attacchi va giù. Ciao. Dinosauro, tiragli 4 e fagli sentire chi comanda. Bam. Dinosauri grossi. E andiamo veloci. Oggi velocità. A costo di pagare qualche tiro dollaro, oggi velocità. Oggi in 15-20 minuti finiamo questo evento VIP. Abbiamo preso la bustina gigantesca. Ricordatevi che stasera c'è anche il torneo di Brawl Stars per tutti quelli che seguono Jurassic World e Brawl Stars. È il torneone. Ok. DNA per noi. Molto piacevole. Altri 3 stage per la nostra ricompensa OVO. Allora, mi sa che mi devo riprendere l'ortoca. Ma sono tutti e 3 conchiglie. Dai, mi prendo loro 2. E all'ultimo gli metto un Ainosaura random. Dai, è così dei cattiveria. Bam! Tutte conchiglie. Che felicità quando capitano queste sfide, tutte conchiglie. Allora, uno da parte, assolutamente. Vediamo che intenzioni ha il nostro avversario. Non penso faccia un change. Attacca a secco, bene. Quindi è già morto. Ok, con 2002 attacchi va giù. Ortocantus si riporta a casa tutti da solo, mi sa. Potevo pure non mettere gli altri. Ma a noi non ci interessa, oggi siamo secchi, siamo cattivi. Usiamo il massimo, perché quell'Ortocantus ci ha fomentato, anzi, l'altro, non l'Ortocantus. Anche l'Ortocantus ci fomenta, a livello 20 è veramente potente. Mi ha attaccato. Vai. Caone. Ok, dai, questo terzo stage è fatto molto velocemente. Bel Protostega, 195 di attacco, attacca 3. Ormai si divertono ad attaccare, perché tanto sanno che non possono vincere contro questo enorme... team. Ok. E anche questo evento è andato con molto piacere. Evento, questo stage. Ok, ok, ok. Siamo molto cattivi, molto potenti. Gli altri eventi me li faccio da soli, ragazzi, perché abbiamo capito che molti eventi sono ripetitivi e sono sempre gli stessi. Invece gli eventi VIP, magari quelli grandi, gli eventi quelli lì lunghi che ci danno dei premi decenti, quelli sono più interessanti da fare. Ok, DNA, ci siamo. Evento VIP, ultimi 2 stage. Allora, abbiamo 2 che si battono con la conchigliozza, quindi mi riserve l'enodo. Assolutamente. Ok, però non c'ho niente di molto eccezionale, io devo ammettere. Contro conchigliozza ci va un'altra volta Ortocantus de peso. E poi il terzo dovrei andarci... un conchigliozza Leptocleido, vai. Cioè, Leptostega, scusate. E ancora lo devo potenziare sto Leptostega, e mica l'ho fatto. Anche perché sto pensando di più a fare l'Indominus, per fare l'Indoraptor, come mi avete chiesto voi. Quindi devo per forza di cose fare in quella maniera. Io c'ho paura che l'Enodo mi muore con lo scambio, vediamo un po'. Non fa scambio. Interessante. Potrei fare un 1-2. Ok, lui difende. Però, mo c'ha 3. Fa il change, attacca a 2. Però non mi può ammazzare con lo Psepoderma. Non attacca a 2. Quindi difende 2. Quindi se io facessi un 2-3. Ottimo. Il mio avversario c'ha 3, potrebbe attaccare 3 per uccidermi. Attacca a 2, quindi ha 1 in difesa. E io potrei fare un bel change di quelli pesi.
Allora, con 2 l'avrei ucciso. No, con 4 lo devo uccidere. 2 da parte. Perfetto. Ah, ha difeso solo uno. Ok. Elasmosauro 809 potrebbe uccidere malamente l'Ortogantus con 3 attacchi. Stavo dicendo con 3 attacchi. Ok, l'Enodo giustamente ci porta bel vantaggio. Voglio attaccare 4 perché mi sembra che c'aveva una difesa. No, non ce l'aveva, ho contato male. Bene, Mordu, che hai sprecato un po' di punti. No, ce l'aveva ma non l'ha messa in difesa. Mo c'ha 5. Attacca 5 pieno, abbiamo vinto grazie sempre all'ultimo rimasto che è il nostro Leptostega. Che bam, 6 attacchi Leptostega, poca vita ma attacco buono. A livello 10, perché poi potenziato, giustamente. Ok. Bene, bene, bene. Anche questo stage di questo evento è stato portato a casa. Di cattiveria. Siamo belli pesi che ci famo questo bel eventone VIP. Abbiamo fatto la storia. Abbiamo preso un grandissimo dinosauro. E ce ne andiamo a prendere anche la ricompensa oro da questo evento, assolutamente. E per poco andavamo a prendere pure i punti fedeltà per prendere il nuovo pacchetto. Ok, ultimo stage. E ci siamo. Allora, ok, bella per noi, bella per me, bella per tutti. Bam. Il male sul Dunkleostasis, poverino. Quasi dispiace per lui in questo momento. 1457. Ok, un change lo fai, bravo. Aia, mi one shot. Non ha attaccato. Ha uno in difesa. Ha uno in difesa. Dimmi che non l'ha in difesa, ti prego. Cazzarola, difeso. Peccato, peccato. Potrebbe fare uno scambio. Ok, fa lo scambio Dino. Dunque lo Stasis che fai? Attacca, attacca. Perfetto. Ottimo per noi. Assolutamente ottimo, direi. Forse è uno sbaglio quello che ho fatto adesso. Vediamo un po'. Ok, no, c'è andata. Ho preferito mettere quello un po' più basso di attacco. Così pure se me lo attacca, me lo ammazza e va bene, cioè abbiamo l'altro. Adesso grazie al change automatico dell'uccisione, che me l'ha fatta con un attacco. C'ha 2 in difesa. Io non penso abbia 2 in difesa. Ok. Ortogantus adesso ci muore, però lui per attaccarmi deve attaccare 4. Attacca 1. Scelta molto strana. Potrei azzardare un change attacco di massa a 4. Ma è molto rischioso. No, va, facciamo così. Vediamo un po'. Sì, no, ce la famo, anzi, abbiamo punti in vantaggio, anzi. Gigantesco proprio. Sono preoccupato per niente. Ok, caricamento. Andiamo a prendere questa ricompensa oro e ci salutiamo. Gli altri eventi secondari me li vado a fare da solo, così saliamo di cattiveria e nella prossima puntata ci abbiamo altra robina. Ok, caricamento sempre molto piacevole, come piace a noi. Ricompensa oro, dai così. Apri. Che ci dai? Un Unaiasauro, altra roba da dare in DNA e dare agli scambi sul porto. Domani mattina mi do un bello scambio e mi faccio un altro po' di DNA. 1300 punti fedeltà, arriviamo a 8000. 8000. E giustamente ci sono altri eventi che mi andrò a fare io da solo. E sono questi qua, Tempesta di Ghiaccio, Code Devastanti e probabilmente anche Evento Battaglia Booster. Anzi, potrei pure farli domani perché dice un giorno, quindi probabilmente riesco a farli anche domani. E praticamente prendiamo altri bei punticini, altre belle ricompense oro, altri bei dinosauri. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo video.